Qualcuno dice che sia un futuro molto vicino, quello in cui si potrà salire in auto e farsi portare da una parte all'altra senza nemmeno toccare il volante. Non tutti sanno però che in parte questa comodità già esiste. Infatti, grazie a tanti dispositivi che collaborano l'uno con l'altro, alcune automobili riescono a guidare quasi da sole. Questi sistemi sono definiti in gergo ADAS, ossia un termine inglese, un acronimo, che significa Advanced Driver Assistance Systems, ossia tutti quei sistemi che riescono ad aiutare il conducente migliorando il comfort o più in generale la sicurezza. Di cosa si tratta? In particolare di sistemi conosciuti come il mantenitore di corsia attivo, oppure la frenata di emergenza automatica, il parcheggio automatico o il cruise control adattivo. Ci sono state alcune critiche di recente, infatti troppo spesso alcune auto vengono definite davvero in grado di guidare da sole, ma non è così. Infatti la legge non permette alle auto di guidare in autonomia, quindi questi sistemi non vanno considerati tutti insieme, ma piuttosto vanno presi separatamente. In questa serie sugli aiuti alla guida vedremo alcuni di questi sistemi, vedremo se sono utili, come funzionano e se funzionano, e se davvero riescono a rendere la vita di tutti i giorni migliore. Per farlo ho con me un ospite speciale, mettetevi comodi e vediamo insieme cosa sa fare. Diamo il benvenuto alla nuova Golf.